non sono sicuramente scenari positivi per quanto riguarda la Johnson & Control, alla luce anche dell'ultima assemblea incontro avuto con la proprietà. Sì, lunedì abbiamo avuto un incontro con l'azienda, un incontro che l'azienda ha convocato ai sensi di un articolo del nostro contratto collettivo nazionale, una convocazione a dir poco sospetta, nella quale ha cercato e cerca l'azienda di far ricadere un po' la colpa di non aver percepito la preoccupazione dalla parte sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori, dove abbiamo ricordato l'azienda che soltanto l'11 di ottobre ci siamo incontrati e a precisa domanda l'azienda ci ha risposto che non avrebbero toccato i livelli occupazionali. Ci ricordiamo solo dopo 5 giorni, il 16 di ottobre, invece il vicepresidente della multinazionale ci ha comunicato a tradimento una cosa totalmente diversa, cioè che hanno intenzione di smettere la produzione e lasciare a casa 62 persone. Ieri abbiamo fatto assemblea con le lavoratrici e i lavoratori che hanno dato mandato alla RSU, l'organizzazione sindacale, di indire uno sciopero per oggi e ovviamente le azioni di lotta continueranno. Ricordiamoci che la procedura di licenziamento collettivo ancora non viene attivata, prenderemo tutto il tempo necessario per far tornare indietro l'azienda e chiediamo dei tavoli di garanzia da parte istituzionale. Il prossimo ci sarà il 16 di novembre, che si collegherà anche il Ministero, sarà un incontro che svolgeremo in assessorato e lì dovremo cercare, come è stato promesso anche dalle forze politiche e dalle istituzioni, di fare quadrato intorno a questi lavoratori e dire che da qui non esce un codice e non se ne va neanche un lavoratore. Questa è la posizione sindacale che continueremo a portare avanti.